Se tu cerchi foto della Terra dallo spazio, ne vengono fuori un casino, no? Chi le ha fatte quelle foto lì? Il computer, Benito, sono tutte composizioni. Poi ti dicono, ah Benito, terrapiattista, ma no, bisogna fermarsi un passo prima, non è questione di terrapiattismo, capite? Cioè, non sono io che ti devo dire se la Terra è tonda, piatta, cubica o a forma di patata, no? Devono essere loro a farci vedere come cazzo è fatta la Terra, se ci raccontano che vanno su Marte, Benito, e tutto qua, e che c'è una Tesla in orbita verso il Sole, capisci? Cioè, sei tu che me lo devi far vedere, non sono io che ti devo dire com'è. Non esiste una foto della Terra intera presa in uno scatto solo. Cioè, l'unica foto che abbiamo si chiama Pale Blue Dot, presa in uno scatto solo, che ti giuro è un puntino. La Blue Marble, quella che ti fanno vedere a scuola e che ti insegnano che è una foto della Terra, non è vero, è una composizione in 6 scatti della Terra. Non è una foto, cioè se loro volessero essere corretti dovrebbero dire, vedete bambini, una composizione in 6 scatti del globo terrestre? Rielaborato al computer? Rielaborato al computer, esattamente. Questa è la Blue Marble. E con questo si vuole dire che la Terra è piatta? No! Si vuole dire che la NASA non ha apparentemente la tecnologia necessaria a fotografare la Terra intera in uno scatto solo. E poi tu gli chiedi a ChatGPT, all'intelligenza artificiale, non dice, ma perché non esiste una foto così? E loro dicono, perché o eravamo troppo vicini, esatto, o eravamo troppo lontani. Ma vaffanculo! Cioè, l'unica foto che abbiamo è di una sonda che è andata a milioni di chilometri. La Pale Blue Dot, e a un certo punto si è girata e ha fatto sto puntino. Ma un puntino, cioè, non si distingue niente, un puntino. Potrebbe essere qualunque cosa. Perché bisogno hai di testimoniare casa tua, no? Ma perché devi fotografare casa tua? Che cazzo te ne frega? Sei sulla Luna, fotografi i pezzi di legno.